Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video gameplay di Final Fantasy XIII 2 diretto da me, Colossus 13. Oggi affronteremo il boss Caius nel capitolo 6, nel livello Il Vuoto Oltre, in cui purtroppo Sera si è trovata intrappolata e sembra aver disperso Noel, che purtroppo non sappiamo dove sia finito e in che condizioni stia. Quindi partiamo appunto da questo capitolo 6 e affrontiamo il boss Caius. Voi domanderete perché parto dal capitolo 6. Il gioco non inizia ovviamente dal capitolo 6, però purtroppo ho avuto dei problemi con la consegna del PVR e sono stato costretto appunto a iniziare a dirigere da adesso. Non ho potuto riprendere i primi livelli proprio perché il PVR purtroppo è arrivato in ritardo. Mi aspettavo che arrivasse venerdì, proprio in concomitanza con l'uscita del gioco, ma purtroppo è uscito. Il gioco è uscito sì venerdì, ma il PVR mi è arrivato soltanto ieri. Quindi ho iniziato a fare dei primi video ieri. Infatti, ho montato ieri un video di gameplay in cui più o meno vi faccio vedere qualche scena di gameplay, tanto per capirci qualcosa. E da oggi invece inizierò abbastanza giornalmente ad aggiungere video completamente commentati da me, con tutti i vari walkthrough di gioco, in cui andrò a mostrarvi appunto tutti i vari livelli e tutto quello che ne consegue più avanti. Parliamo del gameplay. Il gameplay di Final Fantasy XII 2 è assolutamente lo stesso che abbiamo trovato nel 13, a parte diciamo qualche piccola novità. Noi troviamo gli Optimum, abbiamo sempre gli Optimum, possiamo farne 6 tipi diversi con 6 rispettive classi: attaccante, occultista, terapeuta, sinergista, sabotatore e sentinella. Ricordiamo anche cosa fanno queste varie classi: attaccante ovviamente predilige potenza fisica e sferra svariati combo e colpi fisici all'avversario, insomma, che potete utilizzare quando il nemico va in break per far passare letteralmente di combo. Oppure abbiamo appunto l'occultista, che sfera svariate magie nere per sfruttare le debolezze degli avversari e pian piano colpire anche la barra break. Poi abbiamo il sinergista. Il sinergista che cosa fa? Il sinergista ci supporta con svariate magie che vanno a migliorare i nostri parametri e le nostre abilità. E il sabotatore fa invece l'esatto contrario, va appunto a sabotare i parametri del nemico, rendendolo più deboli agli attacchi fisici o agli attacchi magici, in base a quale approccio avete scelto per quel determinato nemico. E poi troviamo il terapeuta, che insomma si limita ad farvi recuperare i punti vita persi via degli attacchi del vostro nemico, che in questo caso, come vedete, Sara ha perso un po' di punti vita, perché Caius non scherza affatto. Mi sono trovato in qualche situazione pericolosa più di una volta, tanto che io ho dovuto curarmi spesso, ogni tanto switchare sul occultista per cercare di fargli salire più velocemente la barra break, ma ci ha voluto un po'. Poi abbiamo appunto l'ultimo, se non sbaglio, rimasta la sentinella, che aumenta i vostri parametri di difesa letteralmente, provoca anche il nemico ad attaccare in quel momento per appunto difendersi dagli attacchi più potenti, che se no non ci lascerebbero scampo, e subito dopo avete tutto il tempo di curarvi o ripartire l'azione. Detto questo, e troviamo anche il Crystallium come metodo di sviluppo dei personaggi, appunto attraverso il Crystallium, spendendo i vari punti cristalli ottenuti nei combattimenti. Più combatteremo meglio, otterremo una valutazione più alta, da 1 fino al massimo di 5 stelle, avremo più punti cristallo e anche una percentuale con i nemici che lasciano oggetti più rari da poi vendere o utilizzare in base al caso, insomma. E il Crystallium, insomma, stavo dicendo, è esattamente sviluppato nello stesso modo. Possiamo scegliere di passare di livello con una determinata classe, e pian piano, arrivati a quel tot livello, sbloccheremo quell'abilità invece di un'altra, se arriviamo a un altro livello, insomma. E quando completiamo la costellazione del cristallo, sblocchiamo una nuova e possiamo scegliere di apprendere o una nuova classe, perché all'inizio non abbiamo tutte le classi, dobbiamo sbloccare pian piano, oppure aumentare i punti di equipaggiamento, cioè appunto i punti di equipaggiamento che abbiamo per
da spendere per gli oggetti che appunto costano per essere equipaggiati, oppure aumentare, dare un plus a determinate abilità, che ne so, all'attaccante plus, puntista plus, rendendoci insomma più forti in quel campo con qualche bonus. Per il cristallium credo di aver detto tutto. Adesso passiamo a quella che è la vera e propria novità in quanto riguarda i gameplay del gioco. Purtroppo, come avete visto, abbiamo soltanto due protagonisti, che sono rispettivamente Noel e Sam. Di solito, ultimamente nei Final Fantasy troviamo tre protagonisti minimo. Abbiamo al minimo tre da schierare in campo, poi party comprende una 6, 7 o 8 elementi. Qui invece abbiamo soltanto un party in totale di due protagonisti. Allora, voi direte, e il terzo? Il terzo può essere un mostro che voi potete arruolare. Esattamente così, sconfiggendo un mostro, se riuscirete a essere abbastanza fortunati, lui vi rilascerà il proprio cristallo. Ovviamente più il mostro è potente, più il cristallo sarà raro da ottenere, quindi dovete combattere e ricombattere contro il mostro finché non vi lascerà il suo cristallo. Ogni mostro ha anch'esso una classe. Abbiamo mostri che possono fare solo attaccanti, altri solo dei terapeuti, e possiamo anch'essi svilupparli attraverso i cristalli. Però non spendendo i punti di cristallo, ma bensì utilizzando degli specifici oggetti, detti catalizzatori. I catalizzatori possono essere trovati o comprati, e ovviamente più sono potenti, più andranno usati su mostri sempre più potenti che richiedono un costo sempre maggiore di questi catalizzatori. E man mano che questi mostri saliranno di livello fino ad arrivare a un massimo livello in cui hanno sviluppato le proprie abilità al massimo, nel senso che ovviamente un mostro dall'inizio del gioco potrà arrivare fino a un tot livello, poi dopo le sue abilità arriveranno al massimo, insomma non potrà crescere più di tanto. Quindi pian piano che avanzeremo nel gioco troveremo mostri sempre più forti che andremo a sostituire con quelli più deboli, che purtroppo non potranno apprendere le stesse abilità. Quindi mostri sempre più forti, maggiori abilità e un party ovviamente sempre più potente, fino a diventare invincibili, no? Ma molto dipenderà anche dalle vostre abilità. Quindi dal punto di vista del gameplay mi sembra di avervi detto tutto. Adesso passiamo, diciamo, a un altro dei temi dolenti, che era quello dell'esplorazione, che invece qui è stato molto ma molto migliorato. In Final Fantasy XVI avevamo soltanto lunghi, lunghissimi corridoi e poche possibilità di esplorare città, di fare missioni secondarie e tutto quello che ne consegue. Invece in questo sembrerebbe che Square Enix abbia imparato la lezione e ci ha fornito un buon numero di città da esplorare, tanti personaggi non giocanti con cui parlare e svariate missioni secondarie da intraprendere con relative ricompense e piccole chicche e segreti da scoprire in tutto l'arco del gioco. E per oggi è tutto, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Appunto, se vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto e cercate di condividerlo su Facebook. Sempre per quanto riguarda Facebook, mettete mi piace alla nostra pagina ufficiale, The Gamers Channel, appunto la pagina ufficiale dedicata a tutti i gamer che vogliono seguire questi giochi con tanti bei video. Io vi saluto, raga, e spero ancora che il video vi sia piaciuto molto. Iscrivetevi e ci sentiamo. Ciao a tutti, ragazzi, e restate sintonizzati per il prossimo video che arriverà a breve. Ciao!